Una nonna ha abusato sessualmente della nipote andando a filmare gli abusi per poi mostrarli al relativo compagno. Una storia questa devastante che ha dell'incredibile. La protagonista si chiama Rosanna Thompson, una nonna della contea di Kanawha, nello stato della Virginia occidentale. I genitori della bimba erano affidati sempre da piccola, convinti che fosse in mani sicure, invece la donna avrebbe stuprato la bambina per compiacere al fidanzato. La donna non solo stuprava la bimba, avrebbe addirittura fatto sì di offrirla al compagno. La nonna è stata quindi arrestata e con lei anche Richard Smith, considerato colpevole di detenzione di materiale pedopornografico della tua età e di abusi su minorenne, come la stampa locale ci informa diffusamente. A informarci di tutto ciò, la ex moglie di Smith, che frugando tra le sue cose ha notato i filmini a luci rossi e le foto con la bimba. Ha sporto subito una querela. L'indagine l'ha portato a galla la condotta della, no la condotta della nonna. Sono state scoperte molteplici VHS, videocassette, girate approfittando dell'assenza dei genitori della piccola. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi se vi va. Commentate, un saluto caro da Leandro, narratore italiano.